Grazie, buon pomeriggio a tutti. Spero che il mio schermo sia stato condiviso con successo. Io toccherò il tema di una particolare fattispecie di co-branding, ma in realtà credo che assuma un ruolo centrale, forse il ruolo in assoluto più importante dal punto di vista economico, che è quello che è il che è quella del co-branding, che ha alla base contratti di sponsorizzazione. Cercherò anzitutto di descrivere la fattispecie e di evidenziare i profili giuridici, con particolare riferimento all'applicazione del diritto dei marchi e i problemi che si pongono a fronte di questa utilizzazione di una pluralità di marchi per effetto o di ingerenza di segni per effetto di accordi di sponsorizzazione. Per comprendere o per risolvere, superare i problemi che queste fattispecie determinano dal punto di vista giuridico, può essere utile, a mio avviso, ricostruire alcuni principi di fondo del diritto dei marchi, secondo me non sempre colti dalla riflessione dottrinale, ma a mio avviso innegabili, incontestabili. Un primo principio di fondo di cui occorre prendere consapevolezza è che il titolare del marchio ha il diritto di definire tutte le caratteristiche del prodotto marcato, tutte, non solo del prodotto in sé, ma anche del confezionamento e in via generale di definire l'apparenza esterna. Cioè chi ha un marchio, chi appone un marchio su determinati prodotti è arbitro della presentazione del prodotto in tutte le sue componenti. E quindi naturalmente anche nella componente relativa alla presenza di marchi che affiancano il suo. In questa prospettiva, se parliamo di co-branding, dobbiamo giungere alla conclusione che ciascun titolare dei marchi presentati su un determinato prodotto ha il diritto di, diciamo, è arbitro del consenso in ordine alla possibilità di far apparire sul prodotto il proprio marchio. Questo porta a dire che quando vediamo una pluralità di marchi apposti su un determinato prodotto, adesso per comodità parliamo di prodotto, ci possono essere casi forse meno frequenti dal punto di vista del co-branding, relativi ai servizi, ma concentriamoci sui prodotti. In questa prospettiva, quando vediamo più marchi nella presentazione di un determinato prodotto, dobbiamo fare affidamento sul fatto che ciascuno dei titolari dei rispettivi marchi ha consentito la presentazione del prodotto con tutti i marchi che lo accompagnano. Se questo non avviene, abbiamo un problema. Se questo non avviene, se a seguito di qualsiasi vicenda un titolare prende l'iniziativa di affiancare al proprio marchio altri segni distintivi, questo comportamento è illecito. Determina un atto di contraffazione del marchio altrui. Un secondo principio, qui più tecnico, però credo sia utile prenderne coscienza, riguarda la determinazione dei prodotti per cui un marchio può dirsi utilizzato. È un tema importante dal punto di vista tecnico-giuridico, certo un tema da avvocati, ma anche gli operatori devono essere consapevoli dei diritti e doveri che fanno loro capo nel momento in cui utilizzano segni distintivi. Dal punto di vista della tutela dei segni distintivi è molto importante capire e ricostruire per quale tipologia di prodotto un marchio viene usato, perché in relazione alla tipologia di prodotto per cui il marchio viene usato può dipendere l'esistenza o meno di un atto di contraffazione, quindi di una violazione degli altrui diritti di marchio. Quindi in realtà la determinazione dei prodotti per cui un marchio è da ritenere usato è un'operazione concettuale che occorre fare per verificare se una determinata utilizzazione per quei prodotti è da considerare lecita o meno. Ecco. Allora, io credo, e di questo si è scarsamente consapevoli, ma sono convinto che questa è la situazione, e questa è la situazione non perché me la invento io, ma perché
in questi termini ricostruita anzitutto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di marchi, il prodotto per cui un marchio è da ritenere utilizzato è il prodotto rispetto al quale il marchio assume una funzione promozionale di vendita. Può sembrare una tecnicalità, anzi certo lo è, anche molto noiosa, però mi piace puntualizzarla perché molto spesso l'operazione concettuale che si fa è un'altra ed è sbagliata, e cioè quella di dire che il marchio è da intendere utilizzato per il prodotto rispetto a cui assolve la funzione distintiva, per il prodotto rispetto al quale comunica la provenienza da un determinato imprenditore. Ecco, questa visione tradizionale, diffusa probabilmente nel 90% degli studiosi, credo proprio che sia sbagliata. E il fatto che è sbagliata e le ragioni per cui è sbagliata e le implicazioni di questa erronea concezione, spero che emergeranno fra poco. Cominciamo a riflettere sul fatto che non sempre è chiaro per quale prodotto un segno assolve quella che la dottrina chiama la sua funzione distintiva. Non sempre è chiaro quale marchio distingue che cosa. Ed ecco qui l'esempio che voglio farvi, a differenza dell'avvocato Maggi, io ho una sola slide figurativa, questa la conosciate tutti, è Sofia Goggia, che indossa, ora concentriamoci sul capo di abbigliamento, sulla giacca vento, prescindiamo dal casco, prescindiamo dagli occhiali che a loro volta recano dei marchi che utilizzati per effetto di accordi di risponsorizzazione, ma credo che sia utile focalizzare l'attenzione sulla giacca vento, perché qui vediamo tante cose, vediamo tanti segni, alcuni in parte coperti, vediamo il marchio Robe di Kappa, vediamo il simbolo della Fisi, vediamo il marchio Audi, vediamo il marchio Falconeri, altri se ne aggiungono meno evidenti, c'è il segno Fiamme Gialle, che ragionevolmente non è propriamente un marchio, su questo occorrerà fare qualche riflessione, vediamo il segno Parmacot. Quali di questi marchi sono utilizzati per questo prodotto? La risposta semplice, che deriva da quello che vi ho detto prima, è: tutti questi marchi assolvono una funzione promozionale della vendita del prodotto giacavento e devono essere intesi come segni utilizzati per giacavento. In realtà anche qui c'è da fare una distinzione, però prendiamo i primi quattro marchi, Robe di Kappa, il simbolo della Fisi, Falconeri, Audi, tutti sono segni distintivi che promuovono la vendita della giacca a vento e sono da intendere utilizzati come marchi per giacca a vento. Molti potrebbero non essere d'accordo, mi potrebbero dire: ma come no? Audi è un marchio automobilistico, cosa c'entra le giacche a vento? Qui c'è un rapporto di sponsorizzazione, qui abbiamo un'utilizzazione pubblicitaria di un marchio che è un marchio per automobili, non per giacche a vento. Molti direbbero così, io ritengo che questo sia sbagliato. Il fatto che il marchio Audi sia un marchio per automobili non esclude, anzi è ben compatibile con l'utilizzazione del medesimo segno distintivo per giacche a vento. E che questa sia la situazione che meglio rispecchia quello che è il dato realtà è la osservazione dei marchi Falconeri e Robe di Kappa. Questi sono entrambi i marchi di abbigliamento. Allora, se ci mettessimo nella prospettiva tradizionale, dovremmo dire, cioè ci dovremmo interrogare su come questi marchi sono percepiti dal pubblico, se il pubblico riconduce la provenienza della giacavento da Falconeri, da Robe di Kappa o da entrambi. Il pubblico in realtà questo problema non se lo pone. Io non so se Falconeri e Robe di Kappa siano marchi dello stesso imprenditore. Non lo so, non lo sa il consumatore, al consumatore non interessa.
il consumatore non decodifica il marchio, o meglio, non riconduce l'utilizzazione del marchio all'imprenditore, a uno o ad altro imprenditore. Non sa chi è l'imprenditore responsabile della fabbricazione del prodotto Giacavento. È assolutamente arbitrario dire che Falconeri anziché Robert K o entrambi svolgono una funzione distintiva del prodotto Giacavento, facendo leva sulla percezione del consumatore, perché queste sono cose che il consumatore non sa e che al consumatore non interessa. Ma se questo è vero, possiamo tranquillamente fare un passaggio ulteriore. Se Robert K, Falconeri sono entrambi marchi utilizzati per il prodotto Giacavento, per il prodotto di abbigliamento, perché mai non dovremmo fare il passaggio ulteriore ed ammettere che anche il marchio Audi è da intendere utilizzato in quel contesto per le Giacavento? Tanto più che poi il consumatore potrebbe benissimo credere che Audi ha esteso la propria attività al campo della Giacavento. Se ci mettiamo nella prospettiva della percezione del segno da parte del consumatore, tutto è vero e tutto è sbagliato. Non è questo il punto. Il punto centrale è che i segni, così come li vediamo in questa slide, contribuiscono a promuovere un prodotto che è la Giacavento e per conseguenza devono essere considerati utilizzati per Giacavento. Se articoliamo ulteriormente il discorso nelle singole situazioni, possiamo ulteriormente chiarire quello che ho appena detto. Nessuno mette in dubbio che Robert K e Falconeri siano marchi per abbigliamento, nessuno metterebbe in dubbio che sono utilizzati entrambi per abbigliamento. Dicevo prima, non rileva che il consumatore creda che la produzione sia Robert K e Falconeri. Non rileva se si fa un'idea dell'esistenza di una collaborazione commerciale fra Robert K e Falconeri. Il consumatore non lo sa, probabilmente nemmeno gli interessa. I marchi promuovono la vendita di prodotti di abbigliamento e in questa prospettiva vediamo qui un'applicazione del concetto generale a cui facevo riferimento prima. L'utilizzazione di questi due marchi sul prodotto Giacavento è consentita, è legittima, se ed in quanto risponde alla volontà dei titolari dei rispettivi marchi. Chiedo, alle domande rispondiamo dopo o rispondo adesso? Direi che rispondiamo dopo. Proviamo a rispondere dopo. Ma questo discorso, tutto sommato intuitivo, qui vengo in parte a rispondere alla domanda, eventualmente successivamente articolerò meglio la risposta. Se tutto questo discorso è valido per i due marchi Robert K e Falconeri, è valido anche per Audi. Audi ha posto la chiave di volta dell'identificazione del prodotto per cui il marchio utilizzato è data dall'identificazione del prodotto finito. Il prodotto così come è venduto al consumatore. Sul prodotto così come è venduto al consumatore compare il marchio Audi. Quindi il marchio è utilizzato per capi di abbigliamento. Certamente in questa prospettiva l'uso del marchio Audi è lecito se ed in quanto consentito dai titolari dei marchi di abbigliamento. Audi non potrebbe dire: beh, vabbè, io adesso cucio sulla Giacavento il mio marchio, così mi faccio pubblicità e Robert K o Falconeri, chi per lei, non può dirmi niente, perché tanto il consumatore sa che questo prodotto proviene da Falconeri o da roba di carta. In realtà non lo sa bene nemmeno il consumatore, ma insomma ragioniamo in questi termini. Intanto il consumatore sa che quel prodotto non viene dall'Audi, quindi non sto confondendo nessuno, mi sto solo facendo pubblicità. No,
La posizione del marchio Audi sul capo di abbigliamento influenza le caratteristiche del prodotto così come è venduto al consumatore ed è lecita se ed in quanto consentita dal titolare dei marchi che appaiono in co-branding. Qui c'è un ulteriore corollario di questo ragionamento, è che in questa prospettiva Audi può tranquillamente registrare il proprio marchio per abbigliamento. Ma tu Audi non fai abbigliamento, fai solo automobili, come fai a registrare un marchio per abbigliamento? Lo puoi fare, c'è da tutta una serie di norme del codice della proprietà industriale e della stessa direttiva si ricava la legittimità di una registrazione di questo tipo. Il problema non è la legittimità della registrazione di un marchio per una classe di prodotti rispetto al quale il titolare del marchio non svolge attività di impresa. Il problema è che questo marchio deve essere utilizzato per i prodotti per cui viene registrato. Se non è utilizzato, si dice il marchio decade. Ma, alla luce di quello che abbiamo appena detto, se l'Audi, fabbrica di automobili, registra il marchio Audi per abbigliamento, ne consente l'utilizzazione a terzi su capi di abbigliamento, quel marchio Audi è da considerare utilizzato per capi di abbigliamento. Assolve l'onere di attuazione per capi di abbigliamento, non può essere contestata la perdurante efficacia della registrazione del marchio anche per capi di abbigliamento. Il fatto che l'Audi non produca direttamente in proprio capi di abbigliamento è assolutamente irrilevante. Comunque quel marchio è da intendere utilizzato in quel settore merceologico. Ma poi si dice, ma l'accordo di sponsorizzazione terminerà, e allora che cosa succederà? Normalmente se, credo che di fatto le cose funzionino così, se il titolare del marchio, in questo caso l'Audi è un titolare accordo, è un titolare accorto, scusate, procederà a registrare in proprio il segno distintivo anche per capi di abbigliamento, lo concederà in licenza. Al termine del rapporto di sponsorizzazione la licenza avrà un termine e Audi avrà un problema. Dovrà trovare qualcun altro produttore di abbigliamento a cui licenziare il marchio. Se non lo fa, non lo trova e rischia di decadere. Nessun problema. Si cercherà un nuovo soggetto da sponsorizzare e attraverso il nuovo accordo di sponsorizzazione continuerà a utilizzare il marchio anche per capi di abbigliamento. Ma si dice, vi dirà qualcuno, il povero consumatore a questo punto vede il marchio Audi prima sui prodotti di Rabbi K e poi lo vede sui prodotti, che ne so, della Nike. Ma poveretto, ma come? Il marchio Audi utilizzato per prodotti provenienti da imprenditori diversi? Non ce ne frega. Non ce ne frega proprio niente, se noi andiamo a leggerci attentamente la legislazione in materia di marchi, vediamo che questa situazione è tranquillissimamente allo stato attuale tollerata dal legislatore. Un principio su tutti, il principio di libera cessione del marchio. Il fenomeno a cui ci troviamo di fronte non si differenzia dal punto di vista degli interessi in campo, dall'eventualità che il titolare di un marchio lo venda ad un terzo, con conseguente esplicazione della funzione distintiva del marchio con riferimento ai imprenditori diversi in momenti diversi. Questo avviene sempre quando il titolare del marchio lo cede ad un'impresa terza. E può avvenire anche in situazioni meno radicali quando il titolare del marchio se lo tiene e lo concede in licenza, assumiamo, deve esserlo, ma adesso non sto troppo ad annoiarvi sul punto, assumiamo in licenza esclusiva e i licenziatari cambiano nel tempo. E va bene. Così come i titolari possono cambiare nel tempo senza pregiudicare la possibilità di esplicazione della funzione distintiva del marchio, così anche i licenziatari possono cambiare nel tempo senza pregiudizio per la corretta esplicazione della funzione del marchio e per conseguenza in funzione dell'interesse del titolare del marchio a poterlo utilizzare e sfruttare anche per settori merceologici in cui lui non è direttamente attivo.
In questa prospettiva, una corretta politica dello sponsor dovrebbe prevedere la registrazione del marchio anche per le categorie merceologiche dei prodotti sponsorizzati. Se il titolare del marchio non fa questo, è abbastanza sprovveduto e io non credo che il fenomeno sia frequente. Uno sponsor che non si preoccupa di registrare il marchio per i prodotti sponsorizzati, conclude accordi di sponsorizzazione, magari fa anche registrare il marchio prodotti sponsorizzati al fabbricante dei prodotti sponsorizzati senza porsi nemmeno il problema ma che cosa succederà alla scadenza del rapporto di sponsorizzazione. Ecco, se il titolare, se Audi non registra il marchio per prodotti di abbigliamento o se lo fa registrare alla Robe di Cappa senza definire contrattualmente le sorti del marchio utilizzato per abbigliamento alla cessazione dell'accordo di sponsorizzazione, Audi è un'impresa di sprovveduti. Sorgeranno dei problemi, però se sei sprovveduto pagherai le conseguenze della tua sprovvedutezza. Poi potremo andare a chiedersi cosa succede in situazioni di questo genere. Però certamente una corretta predisposizione di un accordo di sponsorizzazione, dal punto di vista giuridico, richiederebbe che lo sponsor proceda a registrare il proprio segno distintivo per i prodotti sponsorizzati. Allarghiamo un attimo il discorso e pensiamo al simbolo Fisi. Torniamo indietro di qualche slide. Non c'è solo Falconeri e Robe di Cappa, non c'è solo Audi, c'è il simbolo Fisi. Qui emerge un'ulteriore particolarità in queste situazioni di co-branding, vedete. Prima l'avvocato Maggi vi parlava di tante possibili combinazioni, l'una che non esclude l'altra. E qui credo che questo esempio sia, non dico interessante, perché capisco sia una cosa abbastanza noiosa, ma comunque istruttivo perché combina tanti fenomeni di co-branding. Ci sono i due marchi entrambi di abbigliamento che si combinano con il marchio di automobili e che si combinano poi ulteriormente con il segno distintivo che originariamente non è propriamente un marchio, è il simbolo della federazione. Ebbene, questo simbolo della federazione, nel momento in cui è utilizzato in questo contesto, diviene a sua volta un marchio, per le stesse ragioni per cui è marchio Audi e per cui il marchio Audi è da intendere utilizzato per prodotti di abbigliamento ed è da intendere validamente registrato e mantenuto per prodotti di abbigliamento. Identica situazione vale per Fisi. Qual è la differenza? La differenza è di partenza. Audi nasce come marchio di automobili. E si sposta, si allarga al settore di abbigliamento. Fisi non nasce propriamente come marchio, è il simbolo della federazione, ma anche questo simbolo può tranquillissimamente assumere la connotazione di marchio ed essere utilizzato in funzione di marchio. A quali condizioni? Beh, non sono molto diverse da quelle che abbiamo appunto appena ricostruito e che sono condizioni che del resto trovano riscontro nella lettera delle norme del codice della proprietà industriale. Qui siamo nel campo dei segni che hanno acquisito notorietà in ambito extraimprenditoriale. La Fisi è nota non in quanto imprenditore, ma in quanto federazione sportiva. Ma questa notorietà acquisita in ambito extraimprenditoriale è sicuramente poi valorizzabile e traslabile al settore imprenditoriale della produzione di beni, di qualsiasi bene il titolare di questo segno notorio ritenga idoneo a trasmettere un'immagine coerente a quella di notorietà acquisita in ambito extraimprenditoriale. Molti vi parleranno che è un uso pubblicitario del simbolo Fisi. La Fisi si sta facendo pubblicità a se stessa, non è in quanto tale imprenditore, anche su questo si potrebbe discutere, ma insomma assumiamo che le federazioni sportive non esercitano attività di impresa, qualcuno dice che non è vero, ma indipendentemente da questo, molti mi direbbero qui la Fisi si sta facendo pubblicità, non sta utilizzando il marchio per prodotti di abbigliamento. Non credo che sia corretto.
pur sempre il simbolo fisico e strumentale a promuovere la vendita di un prodotto finito ed è riferibile a questo prodotto finito. Pur sempre questa utilizzazione in quel contesto è da ritenere lecita se in quanto consentita dal produttore di abbigliamento, perché ricordiamoci che ciascun titolare del marchio ha il diritto di definire le caratteristiche del prodotto finito così come commercializzato, e fra le caratteristiche del prodotto finito rientra anche la presenza di un marchio in co-branding. E concetti analoghi poi a quelli che abbiamo cercato di ricostruire con riferimento al segno Audi valgono per l'eventualità di cessazione dell'accordo di co-branding o di sponsorizzazione, come lo vogliamo chiamare. Qui la Fisi potrà decidere: a un certo punto mi sono stancata di sponsorizzare Robby di K Falconeri, voglio sponsorizzare la Colmar, e a questo punto il marchio Fisi continuerà a essere utilizzato per un prodotto di abbigliamento ancorché realizzato da un differente fabbricante. Anche qui teniamo presente che i problemi sorgerebbero se invece per avventura la Fisi fosse così sprovveduta da non registrare in proprio il proprio segno notorio e magari consentirne la registrazione da parte dell'impresa di abbigliamento. Ecco che qui qualche problema potrebbe sorgere, in realtà sono problemi risolvibili. Perché comunque il legislatore dice che i segni che hanno acquisito notorietà in ambito extraimprenditoriale possono essere registrati solo con il consenso del titolare che ha contribuito all'acquisizione di questa notorietà. E quindi si potrebbe dire che se la registrazione è avvenuta autonomamente da parte dell'impresa, questa è una registrazione che viola la norma sulla riserva di registrazione da parte del soggetto che ha contribuito all'acquisizione della notorietà del segno, ma la situazione si potrebbe complicare. Magari la registrazione potrebbe essere avvenuta con il consenso della Fisi da parte della Robby di K, e allora qui la Fisi, se è accorta, deve preoccuparsi di capire che cosa succederà al momento della cessazione dell'accordo di sponsorizzazione, e dovrà preoccuparsi di introdurre nel contratto apposite clausole che definiscano la sorte di questo segno, che diventa un vero e proprio marchio di abbigliamento alla cessazione dell'accordo di sponsorizzazione. Detto in termini più semplici, la Fisi, se non è completamente sprovveduta, dovrà inserire nel proprio contratto un accordo in cui dice: consente la registrazione del proprio simbolo per prodotti di abbigliamento alla Robby di K, ma alla cessazione dell'accordo di sponsorizzazione la Fisi riacquisterà la titolarità del segno. Tecnicamente poi si dovrebbe interrogare secondo quale meccanismo, un obbligo di rivendita o che altro, ma insomma qualcosa bisognerà prevedere. Una situazione in parte diversa riguarda, ora 2 minuti, ed è l'ultima slide, Parmacotto e Fiamme Gialle. Qui Parmacotto e Fiamme Gialle, contrariamente a quello che vi anticipavo prima, forse impropriamente, hanno un contesto di utilizzazione, a mio avviso, un po' diverso. Parmacotto e Fiamme Gialle, vedete qui, in realtà sono, chiamiamoli dei patacchi. Sono due patacche attaccate lì al prodotto, ci sarà un velcro. Ma che differenza c'è rispetto alle altre situazioni? Quando voi andate a comprare una giacca Robby di K Falconeri, non ci trovate quei patacchi, non ci trovate Fiamme Gialle, non ci trovate Parmacotto. Quelli sono segni che sono stati lì attaccati dalla Goggia, suppongo, verosimilmente sulla base di un accordo di sponsorizzazione individuale con il gruppo sportivo, sì, non è propriamente una sponsorizzazione, insomma, sulla base di accordi con il gruppo sportivo e sulla base di accordi di sponsorizzazione individuale con la Parmacotto. Ecco qui, se parliamo di Parmacotto e Fiamme Gialle, non credo che ci sia un'utilizzazione del marchio per capi di abbigliamento. Perché? Perché quei segni voi non li trovate sul prodotto finito.
Quando andate a comprare l'aggiaccamento, non la trovate presentata con quei segni. Quei segni sono stati apposti dalla Goggia successivamente all'acquisto del prodotto finito e non credo che questa sia un'utilizzazione dei marchi. E allora i discorsi che facevo prima in questi casi per queste due tipologie di segni non valgono più. Le fiamme gialle, anche se registra il proprio simbolo per prodotti di abbigliamento, non lo sta usando perché sul prodotto finito, sul prodotto così come venduto, quel segno non compare. È messo soltanto dalla goccia. Ho finito. Idem il discorso Parmacotto. È vero però che, attenzione, quei due patacchi devono essere attaccati da qualche parte e per essere attaccati da qualche parte devono esserlo in posizioni in qualche misura predisposte all'interno del prodotto finito. In qualche misura anche qui il titolare del marchio può controllare la sponsorizzazione da parte di terzi perché la sponsorizzazione deve avvenire in posizioni compatibili con le caratteristiche del prodotto finito così come venduto. Non potrebbe, per esempio, la Goggia attaccare il marchio fiamme, il segno fiamme gialle o il marchio Parmacotto al di sopra, magari nascondendo il marchio dell'audio, tantomeno della roba di campo. D'altro canto, non c'è qui comunque un uso di questi marchi per abbigliamento e in questa prospettiva la registrazione del segno Parmacotto o fiamme gialle per prodotti di abbigliamento è destinata a decadere. Che non c'è un'utilizzazione sul prodotto così come venduto finito da parte del titolare del segno. In questa prospettiva, diversamente da quanto precedentemente emerso, una corretta politica di sponsorizzazione non richiede la registrazione del marchio per le categorie merceologiche del prodotto in cui il marchio appare. E questo riflette la diversa sostanza economica dell'operazione. Qui si sta sponsorizzando l'atleta, non il prodotto. Si sta promuovendo l'atleta, non il prodotto. Tant'è vero che sul prodotto finito io questi segni non li vedo. E per conseguenza questi segni non sono da considerare utilizzati per il prodotto. E per conseguenza, se anche Parmacotto registra questo marchio per prodotti di abbigliamento, non lo sta usando. Una registrazione di questo genere credo che sia destinata a decadere. Ecco, io scusate, ho sforato di qualche secondo, mi fermerei qui, magari prendo qualche ulteriore secondo per leggere con attenzione la domanda, a cui spero in parte di avere risposto sulla base dello sviluppo del ragionamento. Grazie.